Non ha bisogno di presentazioni perché è un'istituzione in Italia con lavoro di oltre 30 anni. Roberto Venerandi, grazie di essere qui, Roberto. Grazie a voi. E le esperienze precedenti, fa un forte applauso perché... Attualmente lavora come preparatore fisico alla VL Pesaro, dove ha lavorato tanto tempo sia con il basket che con il calcio. Precedentemente ha fatto esperienze a Roseto e Roma, se non sbaglio. E oggi ci porterà la sua esperienza di lavoro in pre-season, dalla costruzione del lavoro appunto dalle basi. Okay. Grazie di essere con grazie noi. Grazie a voi, grazie all'organizzazione per avermi invitato, grazie anche a Caterina che in questo periodo mi ha dato tante informazioni utili al fine di questa giornata. L'argomento che tratterò questa mattina è un argomento estremamente pratico, vuole riportare la mia esperienza, anzi l'esperienza del gruppo VL Basket Pesaro che si è costruita, strutturata nel corso degli anni, e quando ho scelto l'argomento mi sembrava un argomento appropriato e opportuno, visto anche il periodo e molti di noi dalla prossima settimana, se già qualcuno non l'ha fatto, inizierà il proprio percorso per la nuova stagione agonistica con la propria squadra. E quindi ho scelto come argomento che possa indurre anche a delle riflessioni, a uno scambio di opinioni, il concetto della pre-season. Parafrasando la pre-season, è quel periodo... inserito nella linea storica, no? Quando si iniziano le materie, la storia, c'è la linea del tempo, è quel periodo che si trova in mezzo tra la out season e la in season, e se andiamo a valutare la quantità spazio temporale è sicuramente inferiore rispetto alle altre due, agli altri due periodi. Questo, e credo che tutti noi siamo concordi nell'affermare, non vuol dire che è un punto a credito, ma sicuramente anche questo periodo ha un punto di specificità importante all'interno del tutto dell'organizzazione dell'anno sportivo che si va a intraprendere. Mi permettete un brevissimo inciso, in questo periodo, ma anche nel periodo che iniziano il calcio, quindi circa un mese e mezzo fa, sui giornali di carattere estremamente sportivo, ma anche locale, eccetera, si parla, questo è il periodo del prof, la squadra è in mano al prof. Bene, io non sono assolutamente d'accordo su queste affermazioni, che sono affermazioni anacronistiche che purtroppo ancora i mass media ci propongono in questi giornali. Io sono convinto che tutti noi ormai abbiamo una coscienza di quanto questo non sia vero. Perché? E faccio questa introduzione perché secondo me, come ho impostato questa mia relazione, questa chiacchierata, cercherò di soffermarmi anche su un punto fondamentale che poi vi presenterò. Naturalmente nel periodo estivo tutti noi cerchiamo di aggiornarci, cerchiamo di trovare delle motivazioni o di risolvere quelle criticità che si sono presentate nel corso della stagione precedente, e anche io mi sono documentato utilizzando i vari motori di ricerca, PubMed eccetera eccetera, e ho trovato molti articoli di carattere scientifico che trattavano di pallacanestro. Okay. Ho cercato diversi articoli e mi sono apparsi diversi articoli che mi parlavano però della pre-season esclusivamente dal punto di vista fisiologico, dal punto di vista biomeccanico, dal punto di vista della valutazione. A mio avviso, e almeno per quello che sono riuscito io a trovare, probabilmente anche per mia incapacità non sono riuscito a vedere il mondo, a mio avviso manca un tassello, una parte fondamentale di questo periodo che poi ci accompagnerà per tutto l'anno sportivo. Che è quello che si chiama, utilizziamo tantissimo, la capacità di lavorare in gruppo, no? Il teamwork. È per questo che ho deciso di impostare la mia relazione estremamente pratica. Io sono un operatore di campo, l'impostazione del mio lavoro si avvale sì di letteratura, dati scientifici, ma che devo cercare di portare, adattare alla mia realtà. Ognuno ha una propria realtà e cerco nel migliore dei modi di proporre quello che la letteratura scientifica, quello che i dati mi propongono. Naturalmente l'esperienza che mi sono creato sul campo fa sì che ponga due obiettivi di attenzione. Uno, un'osservazione diretta, pratica sul campo, i feedback che mi rimandano i miei giocatori, ma non solo i miei giocatori, i collaboratori, le persone che sono operativamente presenti all'interno
dell'allenamento giornaliero, eccetera. È per questo che ho individuato tre capitoli. Il primo capitolo, diciamo che è più strettamente di tipo relazionale conoscitivo, e l'ho chiamato le squadre, la squadra. La mia seconda parte sarà più propositiva e operativa, e l'ho suddivisa nel, ecco, vedete, questa qui è una squadra. Se da lontano riuscite a vedere, i gialli sono nettamente inferiori ai blu. Quindi pensate che organizzazione c'è anche in una squadra di medio livello o di alto livello come la Pesaro. La seconda fase passerò a come impostiamo il lavoro di valutazione nelle giornate che iniziano la cosiddetta pre-season, il training camp, per poi proporre la mia idea di lavoro operativo, pratico, in condivisione con l'intero staff. Pre-season, quindi le squadre, la squadra. La prima, questa immagine molto pericolosa in questo periodo, momento storico da presentare, rappresenta non una divisione, tutt'altro. Io intendo la costruzione giornaliera, mattoncino su mattoncino, per costruire una base solida, e cercherò di dimostrare anche perché e per quali motivi, all'interno del gruppo dell'organizzazione. Ancora sto parlando molto in generale. Quindi la squadra. All'inizio, non voglio fare il vecchione della situazione, del vecchio della situazione, però all'inizio della mia carriera i rapporti erano molto più semplici e lineari. Tu avevi delle figure di riferimento, dal general manager al fisioterapista, e ognuno, general manager, team manager, allenatore, medico sociale, preparatore atletico, fisioterapista, period. Grazie agli studi, e quindi la relazione era molto più semplice, lineare, senza equivoci, senza tanti passaparole, eccetera. Naturalmente gli studi, l'evoluzione, hanno fatto sì che tutto questo fosse più amplificato, e grazie, aumentante anche la professionalità dei singoli operatori, in questo caso credo anche la singola professione del cosiddetto preparatore atletico. E quindi proviamo a fare un'analisi molto veloce. Il coaching staff. Vedete già, come nel coaching staff, prima c'era il capo allenatore, adesso ci sono 2/3 assistenti, c'è colui che si occupa dello sviluppo dei singoli giocatori, c'è colui che si occupa della match analysis, della raccolta dati, c'è colui che si occupa dello scouting. E quindi già una prima analisi del coaching staff è allargata. Ma andiamo oltre, adesso si chiama il performance staff, no? Prima si chiamava il preparatore atletico, c'è invece adesso il gruppo del performance staff, dove c'è la possibilità di avere uno o più collaboratori, dove all'interno di questo gruppo c'è che si occupa del recupero infortuni, c'è chi si occupa della riatletizzazione, tutto l'insieme di organizzazioni, di persone di alta profilo professionale che migliorano sicuramente l'offerta formativa. E poi c'è il medical staff. Qui si sono introdotte tantissime figure, pensiamo al nutrizionista, pensiamo all'osteopata, pensiamo a tutta una serie di figure che fanno parte integrante del gruppo. E poi c'è anche il management staff, anche con questi noi ci dobbiamo relazionare. Presidente, direttore sportivo, team manager, tutte quelle figure di riferimento che fanno parte del mondo. E poi anche ci sono i collaboratori esterni dello staff, quindi degli specialisti che non sono parte integrante e che non vivono il quotidiano all'interno del nostro gruppo, ma sono sempre di figure di riferimento. Proviamo a pensare a chi si occupa dei plantari, proviamo a pensare all'optometrista, sono tutte figure professionali che si stanno inserendo all'interno dell'organizzazione per ottimizzare sempre di più la prestazione e l'offerta che noi proponiamo ai nostri giocatori. Probabilmente vi siete accorti che manca uno staff, quello principale, il protagonista, che io mi sono permesso di chiamare i players staff. E nelle squadre normalmente sono da 12 a più giocatori. In maniera molto sommaria, in maniera molto semplice, proviamo a fare una conta di quante persone sono coinvolte più o meno direttamente all'interno di questo grande contenitore, questo grande insieme che viene definito, che definisco le squadre, ecco. Ma uno di questi obiettivi, a mio avviso, è l'idea di squadra. E sono andato a vedere
così la definizione sul famoso dizionario Enciclopedia della Treccani, che cosa vuol dire squadra, ma quello che più mi ha colpito è la definizione gioco di squadra, soprattutto per indicare la compattezza e il coordinamento. Ecco, vediamo allora una riflessione semplice. Quanto è importante, e probabilmente ognuno di voi, ognuno di noi, ha provato quanto sia importante avere una capacità di relazione e soprattutto un'impostazione condivisa. E come procediamo noi a Pesaro? Noi a Pesaro utilizziamo un metodo molto semplice che cerco adesso di presentarvi. Come vedete, ho impostato, per me sono le colonne, le colonne che supportano, che sostengono i pilastri affinché si possa crescere e nascere un'esperienza che eviti tutti quei misunderstanding, quelle incomprensioni. In che maniera? Attraverso una immediata condivisione degli obiettivi, che gli obiettivi devono essere chiari, limpidi dall'inizio. E questa condivisione va fatta a 360 gradi, coinvolgendo tutte quelle persone, oppure parte o i responsabili di quei gruppi di staff che vi ho indicato, Questo attraverso una corretta comunicazione. Cosa intendo per corretta comunicazione? Naturalmente cercando di utilizzare un linguaggio comune nel rispetto della propria professionalità e del ruolo che si ha all'interno dell'organizzazione. Questa comunicazione ci permette, e tante volte ci permette, e quindi anche il senso che noi dobbiamo avere, mi permetto di dire, di apertura. Apertura non vuol dire però essere accettare, è diverso. L'apertura vuol dire condividere in maniera corretta tramite la comunicazione le proprie idee e verificare se ci sono criticità all'interno dell'intero sistema e cercare di risolverle naturalmente. Come facciamo? Noi abbiamo un percorso semplice. Noi iniziamo, normalmente il periodo può essere diciamo metà luglio, però non c'è una data predefinita. Noi iniziamo immediatamente con una riunione allargata dove due membri del management, di solito sono il direttore sportivo e il team manager, ci convocano ultimamente tramite Meet o Zoom eccetera, quest'anno l'abbiamo fatto anche in presenza, ci convocano e ascoltano quali sono le idee del responsabile dell'area della performance, quali sono le idee e le esigenze dell'allenatore e cerchiamo di raccoglierle e impostare quelle che sono il periodo di training, di allenamento. Proviamo a impostare innanzitutto le prime amichevoli, i primi tornei e poi se abbiamo già firmato, ci sono già dei giocatori nuovi che faranno parte del nostro roster, ci vengono comunicate anche le loro mail, il loro indirizzo telefonico. Perché? Perché già da quel momento siamo operativi per prendere i primi contatti, per capire che tipo di lavoro fanno, per farci conoscere anche se in maniera informale. E quindi questo qui è un tipo di riunione, ecco, vabbè, abbastanza allargata, generale, ma importante, perché da subito condividiamo quali sono gli obiettivi e soprattutto il percorso da fare. La seconda fase vede sempre una riunione però più ristretta. Questo non vuol dire che quello che si decide all'interno di questa riunione non sarà comunicato a chi non è presente, però è, diciamo che è un pochino più specifica. E qui chi condurrà questo tipo di riunione sarà il responsabile medico, che in mia presenza, in presenza anche del fisioterapista e in presenza in parte anche dell'allenatore, decidiamo quale protocollo oppure cosa modificare del nostro protocollo all'interno del check che andremo a iniziare nei primi 2-3 giorni della pre-season. E quindi vi voglio far vedere, noi ci avvaliamo di questa struttura che è un'appendice di un centro di fisioterapia a Pesaro, Fisioclinic, l'abbiamo denominato il VL Lab Medical, è praticamente una piccola nicchia che abbiamo a disposizione in questo centro di fisioterapia dove altre figure fanno parte di questo Victoria Medical Lab di Pesaro, che fa riferimento a nostra disposizione, ci offre un pacchetto di possibilità all'interno di questo centro. Qui abbiamo i vari laboratori per fare le varie terapie, le varie visite mediche, abbiamo anche uno spazio, una sala fitness dove poter eseguire le nostre valutazioni, eccetera.
E quindi vedete come da una serie di squadre iniziali questa squadra si aumenta, si allarga, ed è necessario avere sempre una capacità di relazione, di feedback, sempre in maniera positiva. Scontato. Per poi, la terza fase, la riunione si riduce ancora ulteriormente. Le persone presenti saranno sempre più ridotte e diciamo che sono la parte intima, l'anima dello spogliatoio, che sono riunioni fatte con il capo allenatore, il responsabile dell'area fitness, dell'area della performance. E qui cosa abbiamo? Qui siamo, diciamo, più nella parte operativa della strutturazione della nostra pre-season. E quindi identificare quali sono gli obiettivi, il percorso e i metodi. Molto lineare, obiettivi, percorso e quale metodo. E soprattutto pensare in maniera divergente e non in maniera unilaterale. Non esiste esclusivamente il basket, non esiste esclusivamente la preparazione a secco, esiste un percorso da compiere insieme e da condividere. Negli anni, in maniera molto artigianale, per entrare in comunicazione, per avere soprattutto, se devo instaurare un rapporto di collaborazione, di lavoro con un nuovo, con un allenatore con cui non ho mai collaborato, mi sono così preparato una scheda che metto sul tavolo e che può essere un punto di partenza per la condivisione del progetto, per la strutturazione dei vari microcicli. Questa scheda è molto semplice, può essere anche molto banale, però io ho individuato circa, escludendo il primo capitolo, una serie di capitoli. Capitolo riattivazione di abilità e tecniche specifiche, il capitolo introduzione di corsa a tutto campo, situazioni che introducono in maniera progressiva più conversione per lo sviluppo della potenza aerobica e dalla potenza aerobica poi per andare su un altro tipo di intervento fisiologico e condizionale, un capitolo intestato dedicato alla forza e così via, l'ultimo per la resistenza specifica. E qui ho cercato così in maniera molto semplice, anche quello che i feedback durante mi rimandano, individuare quali secondo me sono gli esercizi ideali, più utili, diciamo, e funzionali per quel determinato periodo. Questo per me è la base di partenza. Cerco di avere un linguaggio comune, è ovvio che è molto limitativo, però è già un modo per entrare in contatto, in relazione con ad esempio un allenatore con cui non ho mai collaborato. E da lì si parte per la strutturazione dei vari microcicli all'interno della pre-season. Ricordo, all'inizio della mia carriera, questo periodo era molto più lungo, era di circa 8 settimane, adesso per motivi logistici, di strutturazione della squadra, eccetera, eccetera, almeno nel mio caso, ma anche nei casi di molti colleghi, si è ridotto e di 6 settimane. Questa era una premessa. Quindi, partendo da queste situazioni, c'è una identificazione del progetto, una condivisione del progetto e poi per essere operativi. Terminata questa prima fase, passiamo all'aspetto più pratico e operativo. Non stravolgiamo, almeno noi non stravolgiamo, rimaniamo molto pragmatici. Cerchiamo di essere pragmatici, professionali e cercare di trarre quelle informazioni che possono essere utili a noi affinché la proposta operativa dei nostri giocatori sia efficace. Quindi cerchiamo di strutturare un report finale che andrà a compilare una scheda individuale che accompagnerà per tutta la stagione il nostro giocatore. Questi qui sono i primi dati, naturalmente, la stagione, la foto, eccetera. A me piace utilizzare una prima intervista verbale, un primo vis-à-vis, perché è di fondamentale importanza un primo contatto. E ho suddiviso questo tipo di intervista in 4 punti. La prima, molto semplice, convenzionale: chiedo da quanti giorni ti sei riposato, quanti giorni hai dedicato ai lavori, ai workout estivi e soprattutto se è stato seguito o ha seguito un programma di un ex preparatore un preparatore di una palestra della propria città. Se sì, a me interessa avere il contatto di questa persona, di questo professionista, in tal modo lo contatterò e avrò maggiori informazioni anche più specifiche di quello del lavoro svolto. La seconda parte dell'intervista invece va un pochino a mirare, anche se in maniera globale conosciamo
le caratteristiche, la storia del singolo giocatore, però a me piace chiederglielo direttamente e gli chiedo se ha avuto un infortunio particolare negli ultimi 2 anni, se è stato sottoposto a delle operazioni negli ultimi 3 anni, che tipo di problematiche, se segue un protocollo di pre-rehabilitation prima del warm-up, se ha un protocollo suo in modo tale che anch'io ne venga a conoscenza e di poterne parlare insieme, eventualmente mantenerlo, eventualmente modificarlo, ma in una condivisione importante. Ecco, la terza parte, naturalmente se soffre di tendinite rotule, ginocchia, eccetera, eccetera. Non apro una parentesi, vado avanti. La terza parte dell'intervista chiediamo molto semplicemente se utilizza tape, se utilizza sempre il tape, perché lo utilizza, se lo utilizza solo in allenamento, se lo utilizza solo in partita, se lo utilizza in determinati periodi della settimana. E questo qui. Per l'ultima parte chiediamo se utilizza, soprattutto per i giocatori che vengono da oltreoceano, supplementi, vitamine, proteine, eccetera, perché immediatamente forniamo l'etichetta, il contenitore al nostro medico che la genererà, al nutrizionista, e lo controllerà per controllare ingredienti e posologie, eccetera, se ci sono qualcosa diciamo di strano. Detto questa parte, prima fase, diciamo interlocutoria, introduttiva, passiamo alla classica valutazione, una valutazione che non è solo eseguita da me, all'interno della sala, appunto delle VL, in quella giornata siamo presenti, oltre il sottoscritto, il mio collaboratore, uno dei due fisioterapisti e l'osteopata. Sembrano tantissime persone, ma a mio avviso è importante, inizialmente c'ero solo io, ma credo che sia importante per 2 motivi, uno di ordine organizzativo, 2 per far sentire la responsabilità suddivisa, non tanto perché mi voglio scaricare di responsabilità o di colpe, ma di condividere un qualcosa di oggettivo, un qualcosa che si vede, un qualcosa che si propone. E partiamo da una posizione ortostatica, classica, o col filo a piombo naturalmente, e noi prendiamo solo l'immagine di questo qui e successivamente, poi vi dirò, ci sarà un confronto. Naturalmente non è questo la mattina e non è questo il momento per dire cosa si va a valutare, però naturalmente immagino che tutti voi, cioè è di prassi comune, si valutare se c'è uno sbilanciamento, un'inclinazione del bacino, se c'è una rotazione del bacino, una retrazione o un'anteroversione nella visione laterale sempre del bacino, se c'è un collasso delle scapole, eccetera, se c'è una stabilità delle ginocchia e come proviamo a cercare anche un appoggio dei piedi. Da questa situazione andiamo subito con un esercizio tecnico molto semplice, il classico ankle dorsiflexion test, quello che basta una fettuccia metrica da 1 euro posta a terra e si fa il classico esercizio. E questo è interessante a mio avviso, non è che ci stravolge la vita, ma è interessante. Quante volte è capitato di incontrare giocatori che hanno 0 centimetri, 1 centimetro, sapete come funziona il test, oppure che ci sia una diversità, una simmetria tra la mobilità sagittale della tibiotarsica, tra la destra e la sinistra. Questi possono creare compensi, questi possono essere messi in relazione poi con una visione analitica, generale, se ci sono delle torsioni, eccetera. È possibile ricollegarlo a vecchi infortuni? Tutto è possibile e questo sarà frutto di discussione, se si verificano questi eventi, all'interno delle persone che vi ho sovraindicato. Un'altra prova che ritengo importante è il classico sit-reach. Anche sit-reach ci può rilevare, dare informazioni molto utili per quanto riguarda in particolare la capacità della catena posteriore, la flessibilità della schiena, l'eventuale rigidità della zona lombare, l'eventuale rigidità degli hamstring, l'eventuale incapacità di rilassamento e di decontrazione del quadricipite, e questi si possono mettere in relazione. Utilizziamo solamente per quanto riguarda questi qui, per quanto riguarda l'analisi analitica della valutazione del singolo muscolo, utilizzo solo pochissimo. Utilizzo il test classico dell'iliopsoas, il test classico del hamstring,
E qui poniamo sempre molta attenzione che la zona lombare sia piatta e che non vada in antro o retroversione. Utilizziamo il quad stretch, l'abduttori e la torsione. Questi sono i 5 elementi di muscolatura analitica che andiamo a valutare, ma si possono comparare e non devono, a mio avviso, essere interpretati in maniera segmentaria, analitica, con un voto. Noi utilizziamo una breve descrizione. Perché? Io credo che la descrizione oggettiva di quello che tu vedi impone una riflessione importante e seria e che poi venga condivisa con i tuoi collaboratori. Una descrizione non deve essere un papiro, 2-3 righe. Piuttosto che dare un numero, anche se si sa che quel numero corrisponde a quella determinata situazione. Poi passiamo, diciamo, al classico, a un controllo motorio, il classico test, squat test bipodalico. Utilizzo solo 2 situazioni: la prima situazione con le mani dietro per bloccare il bacino e quindi concentrare tutto il movimento sugli arti inferiori, e quello con overhead, braccia alte, per vedere innanzitutto se c'è la possibilità, e qui potrebbe essere anche un argomento di discussione, se c'è la possibilità di impostare nel corso del lavoro uno squat overhead con bilanciere. Molte volte abbiamo che questi si sbilanciano avanti, probabilmente perché c'è una tensione troppo forte, c'è uno squilibrio tra muscoli di chiusura e quelli di apertura della parte posteriore, ed è un indice. Allora io dico, se ci sono, adesso sto andando un pochino troppo oltre, utilizzare lo squat overhead in un contesto che non è favorevole, che ti offre delle criticità, è utile o non è utile? A mio avviso è utile se impostato, non con cariche importanti, con un semplice bacchetta, uno semplice stick. Ma vado avanti. Accanto a queste 2 prove di valutazione inseriamo queste 2 situazioni monopodaliche. Perché? La domanda potrebbe, perché proponi 2 situazioni monopodaliche? Io, nella mia esperienza, propongo queste 2, il single leg squat e il single box squat, perché? Una motivazione che ho dato, in maniera molto semplice, dico, il single leg squat, secondo me, anche se a livello biomeccanico ti può dare delle idee per quanto riguarda delle criticità, delle debolezze nel comparto mediale della coscia, nella scarsa tenuta degli stabilizzatori dell'anca, probabilmente ha un feedback più sull'aspetto coordinativo, ok? Mentre il secondo prova, il single box squat, e quando utilizzo il single box squat, ho una pedana molto artigianale che metto come punto di riferimento l'angolo tra gambe e coscia a 90 gradi, quindi è standardizzata per il singolo atleta. Non ci sono angoli precisi, però quello è l'angolo di 90 a livello, deve arrivare a sfiorare e a toccare la pedana. E secondo me è interessante, il primo, più dal punto di vista di tenuta, faccio un passo indietro, il single squat lo faccio anche in visione laterale. Perché lo faccio in visione laterale? Per vedere se ci sono eventuali squilibri e poca tenuta del cosiddetto core, pillar, eccetera, se c'è uno sbilanciamento troppo accentuato in avanti delle spalle. E quindi utilizzo anche queste due situazioni. Poi per passare a una valutazione di agilità, può essere, che posso definire di controllo motorio in movimento, va bene. Io propongo queste 3 situazioni dinamiche che noi riprendiamo, e sono queste. La prima è una partenza molto semplice, un triplo a balzi a piedi pari in avanzamento. Noi riprendiamo questa situazione e vediamo successivamente a tavolino se ci sono una situazione di valgismo, una poca tenuta a livello di quando arrivi in posizione fondamentale, piccole cose, però piccole cose che ci abituano a cosa? Ad osservare. Osservare. L'osservazione, a mio avviso, è una cosa probabilmente un po' dimenticata, un po' lasciata nel tempo, nel cassetto? Probabilmente sì. L'osservazione, a mio avviso, deve essere un punto focale del nostro lavoro, un punto focale della nostra professione, che fa elevare anche qualitativamente la proposta, la capacità di osservare. L'altra prova è un classico balzi alternati. Vabbè.
E anche qui le motivazioni le sappiamo, quali sono gli obiettivi, la capacità di frenare nel momento decisivo. È chiaro, non sono balzi massimali, però un'idea ce la possono dare. Per concludere, una molto semplice, in dei balzi laterali a navetta, destro-sinistro, per questo qua. Tan, tan, tan. Bene, stiamo completando la nostra scheda di osservazione, una raccolta dati. Un altro dato che mi interessa, che ci interessa, è quello che viene estrapolato durante la prova sotto sforzo che utilizziamo sul treadmill, no? Il classico test partenza da 8 km orari con incremento di 0,5 km orari ogni minuto e bababà. E lì i dati che ci arriveranno sono la velocità, benissimo, il tempo di mantenimento di questa velocità e la massima frequenza cardiaca raggiunta, che io utilizzo. Dopo, anche questo potrebbe essere un argomento di discussione. Da anni, da sempre, dico, io utilizzo prima il Leger, adesso lo Yo-Yo Endurance Test livello 1, che potrebbe sollevare dei dubbi e delle critiche. Però io lo utilizzo e accanto a queste informazioni utilizzo anche la scala di Borg. La scala di Borg, devo essere sincero, riusciamo, almeno riesco io, a utilizzarla solo in questo periodo di pre-season. Per motivi che potremmo discuterne, non è che non preferirei utilizzarla, solamente utilizzando un parametro, il training load, quindi moltiplicare la sensazione che hanno rispetto alla quantità di tempo dell'allenamento. Durante l'anno mi rimane più difficile, onestamente, per una serie di motivi che si possono immaginare, la disponibilità dei giocatori, è vero, i giocatori devono essere educati, è vero. Però ci sono anche quei momenti, e qui bisogna essere reali, almeno io cerco di esserlo, reale, ci sono quei momenti che il giocatore non è disponibile, nonostante sia stato educato. È umano, sono persone. E quindi questa scala CR10 la utilizziamo esclusivamente, e poi ci vorrebbe anche un periodo di rodaggio, però la cosa interessante, e così l'abbiamo introdotta anche con il test sul tapis roulant, che dovrebbe, no, portare esaurimento, e quindi si sa, no, un test dovrebbe portare esaurimento, e quindi la valutazione della scala di bordo dovrebbe essere massimale. La cosa interessante, piccola interessante, è che molti giocatori riportano due valori, uno per quanto riguarda la fatica delle gambe, uno per quanto riguarda, dicono, il fiato. E anche questo potrebbe essere frutto di discussione. E accanto a questi dati, naturalmente il nostro nutrizionista che è presente, che si occupa con la biopendenziometria vettoriale di tirare sui dati, ci darà nei giorni successivi anche una scheda, e a me sinceramente i valori che interessano prevalentemente sono la massa grassa e la massa magra. Tutto il resto sarà diciamo esplicitato al singolo giocatore tramite il professionista, che è il nostro nutrizionista. E all'interno della scheda del report finale che ci accompagnerà durante l'anno, inseriamo subito, questa sarà una parte importante, questa classica I facile, per comunicare all'interno del gruppo staff come sta il giocatore per il giorno successivo. Abbiamo utilizzato i classici colori del semaforo, verde, giallo, rosso, marrone. I primi due al termine della giornata, e di questo si occupa il nostro fisioterapista, farà una comunicazione se c'è stato un piccolo incidente o un grave incidente, scriverà: questo giocatore per domani sarà disponibile, però dovrà essere posto sotto attenzione, cura attenzione, oppure il giocatore può allenarsi ma non far pallacanestro, fare un lavoro alternativo, oppure non è disponibile, oppure è nella lista degli infortunati. Questo è un altro documento che alleghiamo al report finale e che accompagnerà, come ho appena detto, il nostro giocatore. E andiamo un po' adesso sul pratico, ancora di più sul pratico, perché bisogna essere presentare anche a livello teorico, ma secondo me è importante anche vedere quello operativamente che facciamo sul campo. E io ho individuato, e vi ricordo anche che c'è stata già una riunione col mio capo allenatore, e abbiamo già deciso come impostare sia il lavoro di endurance. A me piace pensare a un lavoro di endurance impostato sulla potenza aerobica e il lavoro di forza. E anche qui ho tante domande, molti dubbi, poche certezze.
Nella mia idea di sviluppo della potenza aerobica io utilizzo questo percorso. È un percorso che può sembrare un po' arzicolato, articolato, però a me piace, gli ho cercato di dare anche un senso. E quando ognuno di noi dà un senso a una propria proposta, secondo me è già, non voglio elogiare, ma è un qualcosa di positivo, perché ti fa sentire vivo, ti fa sentire partecipe, ti fa sentire parte integrante, a me piace pensare, del gruppo e del lavoro che vado a proporre. La mia idea di sviluppo di potenza aerobica che utilizzo in preciso è questa. Molto semplice, utilizzo, farò vedere poi con i dati come li ho estrapolati da lei, l'intermittente in linea utilizzando un recupero passivo, per poi passare un intermittente in linea con recupero passivo alternato a delle prove frazionate di corsa e di corsa continua. E poi vi do anche la motivazione perché scelgo questo. Un lavoro sulla sabbia, ecco, il lavoro sulla sabbia a volte dimenticato, a volte poco apprezzato, a volte poco conosciuto, anche questo ne potremo parlare. Un lavoro di sabbia che non va inteso esclusivamente come lavoro di propriacezione, un lavoro statico, un lavoro invece altamente, a mio avviso, qualificante dal punto di vista condizionale, come anche ricerche e articoli scientifici stanno dimostrando in questi anni. Per poi passare a un lavoro intermittente in campo, e vi farò vedere la mia proposta, ripeto, questo non è nulla di scientifico, è la mia esperienza, non è la regola, è come la interpreto e come la vivo io, per poi passare alle delle ripetute in salita cercando delle dipendenze che mi variano tra l'8 e il 10%. E adesso vi faccio un racconto. Perché utilizzo questo percorso? Perché utilizzo questa strategia? A mio avviso perché mi piace, forse anche un mio retaggio culturale, dare un'impostazione multilaterale della corsa. Perché correre in linea non è come correre sulla sabbia, perché correre sulla sabbia non è come correre sulla salita. E quindi se io do il maggior numero, e qui potrebbero esserci anche delle critiche, se io do il maggior numero di stimoli, anche dal punto di vista biomeccanico, anche dal punto di vista dell'appoggio ai miei giocatori, non è un qualcosa in più che io offro? Non è un qualcosa in più di reclutamento neuromuscolare che mi potrà essere utile? Prima ho visto un bellissimo filmato presentato dal collega di un giocatore che era scivolato e era arrivato in completo deep squat e si è rialzato. Ecco, quello secondo me è una finalità perché voglio proporre un percorso articolato in questa maniera. E adesso vi faccio vedere un esempio, l'esempio di come imposto almeno il primo microciclo settimanale, ma questa sequenza sarà ripetuta anche nel corso dei successivi microcicli settimanali della Preciso. Ricordo, parliamo di Preciso. La leggenda, la vedete, è dall'alto verso il basso e da mia destra verso sinistra. L'alto è l'attività che propongo la mattina, sotto è l'attività pomeridiana. Per quanto riguarda quindi il lavoro intermittente in linea, naturalmente i lavori di corsa sono sempre preceduti da circa 30 minuti, 40 minuti di lavoro sul campo dove si vanno a valorizzare, a cercare di fare dei lavori che poi vi mostrerò. Quindi partiamo dal lavoro intermittente in linea con il recupero passivo. Io utilizzo una quantità iniziale che non supera i 3,5 km, 3,6 km, e utilizzo questo metodo, utilizzando naturalmente, scusate, questa tabella di conversione dei tempi tramite la formula che tutti noi conosciamo, utilizzo questa tabella Excel e ho tutta una serie di valori, di dati che mi permettono di elaborare un programma anche a gruppi. Per quanto riguarda sia il lavoro in linea, sia per quanto riguarda il lavoro intermittente sul campo, sia per quanto riguarda il lavoro intermittente in linea sul campo, la corsa continua. Utilizzo poi i metri secondi, eccetera, eccetera. Questa è la leggenda. Per quanto riguarda il lavoro di intermittente in linea con recupero passivo, ipotizzando che il nostro atleta ha fatto 12 step, eccetera, eccetera, vado ad estrapolare le distanze e utilizzo questo prima proposta, 8 prove, 45-45, recupero passivo, 2 minuti, 2 minuti e mezzo di recupero, ho la possibilità di utilizzare anche dei cardiofrequenzimetri, quindi utilizzo questa cosa qua. Per un totale, poi faccio un 8-30-30, un 8-20-20, per un totale di circa 3,5 km. L'idea potrebbe essere, l'obiezione potrebbe essere, ma chi fa meno chilometri, cioè chi non ha questo step e fa meno quantità, io ritengo che
L'obiettivo è quello di dare lo stimolo al singolo giocatore che ha una capacità inferiore rispetto all'altro e quindi mantengo lo stesso protocollo, non incremento, non diminuisco, quello è il protocollo che ho standardizzato. Anche perché il senso della fatica, che è monitorato dalla frequenza cardiaca e anche dalle informazioni che poi vado a chiedere singolarmente al giocatore, rientra, a mio avviso, nel target dell'obiettivo. Quindi questa è la prima proposta. Per quanto riguarda il pomeriggio, vedete che sono sempre circa 30 minuti di chiamiamola attivazione, chiamiamola di pre-rehabilitation, chiamiamola come vogliamo, dove io utilizzo questa situazione qua, che viene chiamato preventive neuromuscular training, eccetera, eccetera, però è una forma di warm-up, di attivazione, dove il mio obiettivo è quello di sollecitare le varie catene miofasciali, la mobilità articolare, la tenuta e perché no la forza, e per dare anche degli stimoli neuromuscolari. Questo è l'obiettivo. In che maniera? In maniera molto semplice, molto didattica. Utilizzo materiali semplici, che possono essere esitazioni con gli elastici, che possono essere le classiche funicelle. La funicella, questo strumento dimenticato, obsoleto, assolutamente. La funicella è un attrezzo fondamentale, importante da utilizzare. Provate a pensare a un warm-up con le funicelle, sul posto, in avanzamento, skip, doppio skip, in avanti, indietro, laterale, eccetera, piedi pari, monopodalico. Cerchi, i cerchi quelli che si usano a scuola, perché no? Perché non mettere una sequenza che deve essere ripetuto in maniera ritmica, in maniera alternando il bipodalico al monopodalico, perché no? Utilizzare le striscette di gomma piuma, beh, insomma, tutte strezzature che ci possono aiutare per quale? Per i fini del nostro obiettivo: mobilità, forza, estensibilità muscolare, incremento, estensibilità delle catene miofasciali. Un'attivazione, ma anche come è definita, la micropliometria. Io la utilizzo non in prime giornate, non nel primo microciclo, ma la utilizzo, perché se facendo uno skip non è una pliometria, utilizzo dei blocchi da 10-15 cm e creare una sequenza di salti, arrivare in appoggio bipodalico, arrivare in appoggio monopodalico e così via. È un'attivazione molto importante e ritengo che rientri nell'argomento pre-rehabilitation, sicuro, e soprattutto ho notato che anche la partenza sul campo della pallacanestro, è quello che poi anche i nostri allenatori ci richiedono, è sveglia, ci sia, a livello operativo, senza tante perdite di tempo, essere pronti immediatamente dopo questi 30 minuti di lavoro. Bene, torniamo a noi e c'è un altro aspetto, anche qui, nonostante gli anni, l'esperienza, ho sempre più dubbi. E parliamo della forza. Come ci approcciamo a questa capacità condizionale? In questo periodo, per me, non voglio dire un'eresia, la forza è la funzione dello sport. La parte funzionale è la più importante. Ma che tipo di forza in questo periodo? Forza massimale? Non credo. La forza massimale negli sport di squadra, e qui possiamo aprire una discussione, ognuno può dire il proprio pensiero, a mio avviso va affrontata nel periodo off-season. È un periodo molto lungo che ti offre dalle 8, 10, ma anche 12 settimane, dove tu non hai l'impegno anche mentale di applicazione tecnica e tattica del gioco. Però hai la possibilità di incrementare, ottimizzare, mettete il lavoro sulla forza massimale. Dico un'eresia? Siete più o meno d'accordo? Questo ne potremo parlare dopo. Quindi non forza massimale in questo periodo, perché? Però il lavoro di pesistica sì. Perché? Però lo devo pensare non come un lavoro di pesistica a sé stante. Io sono il preparatore atletico, vado in sala pesi, faccio fare i miei lavori di pesi, e buonanotte, chi si rivede, ci vediamo il giorno dopo, assolutamente. Io devo pensare, e se vi ricordate, io ho già fatto un accordo con il mio capo allenatore su cosa vogliamo da lavorare in questo periodo. E quindi devo tenere presente anche dei cosiddetti fondamentali individuali. Una volta si parlava di trasformazione, non sono più d'accordo su questo termine. Per me l'uso del, no, veniva fatto prima pesi, andiamo a trasformare in campo.
sostanzialmente non cambia, però a me questa terminologia non piace. Non piace perché mi viene da pensare che ci deve essere, perché se utilizzo trasformazione, secondo me non c'è più l'idea di compattezza del lavoro. Per me il lavoro che vado a fare in questo periodo deve essere il proseguimento sul campo dove vado a sviluppare e do degli input grazie a quello che ho fatto in campo. Quindi trasformazione non mi piace, anche se il concetto poi di sostanza operativamente pratico è questo. E qui già in accordo col mio allenatore, lui sa che oggi ho fatto un determinato tipo di lavoro, e vi farò vedere quello, e noi sappiamo che potrà andare a sviluppare, a riprendere quelle abilità tecniche, quei movimenti fondamentali, le rotazioni, le partenze, eccetera, che implicano un altro tipo di forza, che non è quella che vado a lavorare in questo momento in palestra, ma che è la conseguenzialità che mi può dare il supporto affinché il mio gesto tecnico sia ottimizzante. Questa è la mia idea. E quindi dobbiamo stare molto attenti a che tipo di carico noi proponiamo, perché sai, qui presi dalla frenesia della precision della squadra, carichiamo senza un costrutto, senza una riflessione fatta a tavolino, probabilmente con pochi numeri, probabilmente però con informazioni che abbiamo cercato di ricavare e soprattutto con una condivisione di obiettivi. E quindi bisogna stare molto attenti nel quantificare, nel modulare il lavoro di pesistica con il lavoro di fondamentali individuali che poi immediatamente la mattina vanno a fare. Che cosa uso io? Qual è la mia idea? Qual è la mia proposta? La mia proposta è, innanzitutto, individuo 3 situazioni, esercitazioni bipodaliche, esercitazioni in split o in staggered position, esercitazioni in appoggio monopodalico. Poi ci sono tutta una serie di esercitazioni ibride che implicano una partenza bipodalica e ne arrivano in appoggio monopodalico e viceversa. Sono tipo affondi, tule up, affondo laterale, row, eccetera, eccetera. Ma questa è una parte, non dico secondaria e meno importante, è una parte che in questo momento non tratto. Perché? Probabilmente perché sono molto pragmatico? Può essere. Probabilmente perché l'esperienza mi dice questo? Può essere. Però è un mio sentire. E il mio sentire, se condiviso con i miei collaboratori, è importante. E deve essere condiviso naturalmente anche con chi ho di fronte, i miei giocatori. E quindi io parto. Esercizi classici del sollevamento e della pesistica, che ci accompagneranno da oggi a tutto il campionato. Classico esercizio deadlift. Squat, con tutte le sfumature che vogliamo, split squat, Bulgarian squat, single leg squat. Perché utilizzi in questa, e anche girate però eseguite in maniera tecnica come cercherò di dire successivamente. Perché ometto questa preferenza, questa scala, il deadlift prima dello squat? Perché il mio buon senso mi dice che la posizione di partenza di un deadlift è molto simile a una posizione fondamentale della pallacanestro. Anche qui possiamo discuterne se vogliamo, sicuramente. Da questa posizione io posso partire, da questa posizione posso fare un salto. Lo squat invece mi implica un caricamento e un altro movimento, quindi una deadlift, un'apertura, l'altro movimento di chiusura delle anche. E voi direte, beh, quando fai un precaricamento per andare a prendere un rimbalzo è importante, perché no? Però se è vero che in questo momento io voglio andare a lavorare su cosa? Quali sono i tuoi obiettivi? L'obiettivo è muscolazione generale. Attenzione a non confondere, a mio avviso, è poco scientifico, però la mia idea è la muscolazione generale non è un semplice esercizio fatto in maniera tranquilla con un carico poco importante. Mi riferisco anche a una vecchia letteratura, che noi utilizzare dei carichi che si avvicinano a un 75% del massimale, voglio dire, ma come fai a calcolare? Lo faccio calcolando, basandomi sull'aspetto tecnico e sul numero di ripetizioni che mi riesce a fare con un carico che identifico individualmente. E quindi, come organizzo questo lavoro? Il lavoro che organizzo all'interno della seduta di pesistica non è selezionando il singolo esercizio che mi ripete per serie ripetizioni, ma cercando di concatenare una serie di esercizi che mi possono andare a implicare dei prerequisiti fondamentali affinché
il mio esercizio, in particolare quello a cui tengo particolarmente in questa fase degli arti inferiori e degli arti superiori, sia più pronto, più disponibile ad accettare lo stimolo. Quante ripetizioni? Normalmente chiedo 8 ripetizioni, metto sempre un asterisco, se tu hai la possibilità di andare 8, 9, 10, perché no? Facciamolo. L'importante è che venga curata la tecnica di esecuzione. È per questo motivo che utilizzo questi principali esercizi di pesistica in funzione, oltre che dell'abituarsi a questi movimenti, ma anche in funzione della tecnica. La struttura, quella che ho cercato di dirvi, è un esempio molto semplice. A me piace molto, io vengo, la mia formazione giovanile veniva dall'atletica, eccetera, eccetera, il lavoro sugli ostacoli, 50-60 centimetri, io normalmente in un circuito, in questo periodo, posso mettere 3 o 4 ostacoli dove tu devi affrontare l'andatura di prima e seconda gamba, oppure devi affrontare in maniera laterale l'azione di lay-up di prima gamba, abbinato poi a una situazione di stabilità, una panca, un dumbbell bench press su un feedball, ma qui non lascio il mio atleta, dico dai, fai il dumbbell bench press sul feedball, no. Qui o io o il mio collaboratore o qui per me dobbiamo stabilire i canoni, la tecnica anche di questo apparentemente semplice esercizio, il che non è. Qui richiede tutta una stabilità, richiede una tenuta delle scapole, una contrazione dei glutei, una tenuta del cuore e poi in subgiudice, in subordine c'è la spinta con i manubri che possono essere simultanei, alternati. Qui dopo la fantasia di ognuno di noi la può arricchire anche con delle torsioni eccetera. Una domanda, ma la famosa pesistica adattata? Anche questo è un bellissimo argomento che ha dato tanto, le varie ricerche, le varie proposte. Io in questo periodo non la faccio, non la propongo. La pesistica adattata è una conseguenza, a mio avviso, del lavoro che propongo adesso. Se io so far bene uno stacco, se io sono capace di fare uno squat, se sono capace di fare un affondo dietro col bilanciere eccetera, bene, ben venga tutti gli esercizi, se mi permettete li definisco ausiliari, ben vengono tutte il single leg lift, il single leg lift girate, tutto quello che volete, ma prima, anche se si lavora con una squadra di veterani, con una squadra di serie A, questo, a mio avviso, è il mattoncino da costruire. E piano piano si inseriscono tutte le proposte alternative della pesistica adattata. Questo è un mio pensare, non è la regola. Ok, quindi abbiamo parlato di questo e poi, vedete, a metà mattina andiamo a fare un lavoro sulla sabbia. Oh, bello, andiamo tutti al mare, andiamo sulla sabbia. Bene. Il lavoro sulla sabbia è preceduto un lavoro sul campo, utilizziamo quei tappeti di tatam che ho, no? Un centimetro e mezzo, dove c'è un lavoro che dura circa 25-30, dopo dipende anche dalle proposte operative, eccetera, insomma un minimo di 30 minuti, dove c'è una progressione, adotto una progressione a piedi scalzi. Dalle varie camminate semplici, talloni, avampiedi, rollate, eccetera, poi piano piano introduco o la funicella, o introduco degli ostacoletti, o introduco qualsiasi cosa, dei punti di riferimenti che implicano, che richiedono un'applicazione coordinativa ai miei atleti. Quindi prima di andare sulla sabbia faccio un ulteriore lavoro a piedi scalzi su una superficie più rigida. Perché fare il lavoro sulla sabbia? Perché rientra nella mia idea che una proposta, e questa è stata poi, ho trovato anche delle risposte sulla letteratura scientifica che, così, fortunatamente avevo intuito, è un lavoro molto importante. E adesso voglio farvi vedere qualcosa a proposito. Questo è uno dei tanti articoli che fa un po' un riassunto di quali sono le specificità dei lavori sulla sabbia, che stanno facendo anche ricerca per portarli in maniera più consistente, in maniera più forte anche all'interno degli sport di squadra. E sappiamo benissimo che potrebbe essere un'obiezione, eh sì, ma il costo energetico della corsa o delle andature o dei cambi di senso è talmente alto che va a inefficiare quella caratteristica principale del nostro sport, che è la forza, la capacità di decelerazione, accelerazione, di forza esplosiva elastica, riflessa, tutt'altro.
Ci sono delle documentazioni, degli articoli scientifici che dicono che se protrarrate, è vero, la mia esperienza rimane limitata nella pre-season, anche se a volte l'abbiamo proposta anche in momenti di particolari della stagione, comunque sono dimostrati che c'è un feedback in positivo di acquisizione della forza esplosiva. La forza esplosiva è una caratteristica importante del nostro sport? Penso proprio di sì. Ma non solo questo. Perché utilizzo questi lavori? Perché, a parte, vabbè, abbiamo già accennato il costo energetico della corsa, riduce anche, è vero, il richiamo, il fitness, no? Lo stiffness, scusate, della muscolatura, è anche tutto vero, però, come è stato dimostrato, implica un impegno molto importante a livello della muscolatura degli arti inferiori, in particolare dei tibiali, ma non solo quello. È stato dimostrato che lavorando su questa superficie, diciamo una superficie instabile, rispetto a un lavoro su una superficie rigida, la tua muscolatura che va intrinseca ed estrinseca della tibiotarsica, intrinseca ed estrinseca del ginocchio, intrinseca ed estrinseca delle anche, è coinvolta in maniera importante. Allora tutte quelle affermazioni che noi ci diciamo, che ci leggiamo, che ci informiamo sulla qualità e sull'importanza dell'attivazione di queste parti anatomiche che vi ho elencato, perché non utilizzare questo strumento? È vero, non è sempre semplice, a Pesaro abbiamo a disposizione un campo che ha una lunghezza leggermente di qualche metro inferiore, perché sono dei campi di beach volley, noi li utilizziamo in questo senso, e quindi ho la possibilità di utilizzare con varie andature di preatletica e anche di corsa. E allora vi dico, perché non devo utilizzare questo mio sentire con un filo conduttore, con una certa logicità? Ad esempio, questi sono alcuni lavoretti che vado a proporre, non so se si vede proprio, è una corsa a ginocchia alti, mettiamo uno skip tra ostacoletti bassi, e questa è una distanza di circa 15-16 metri, ripetuta per 4 serie, poi vi dico come sarà strutturato il lavoro. E questa invece è la classica andatura di atletica, di prima e seconda gamba su una superficie come quella della sabbia, prima e seconda gamba. Qui, se è vero quello che mi rimanda alla lettura scientifica, viene implicata maggiormente l'appoggio di tibiali anteriori, la influenza anche neuromuscolare dell'andatura? Sì, sì. Altre situazioni. Dice che a livello, questo è tramite appunto, non me lo sono inventato, che la corsa sulla sabbia induce anche il reclutamento neuromuscolare di parti neuromuscolari del segmento piede-gamba che altrimenti sulle superfici rigide non sono attivate. Voi direte, allora cosa lo fai a fare? No, io lo dico, a me serve come prevenzione, come una capacità di reclutamento maggiore quando sono in una situazione di difficoltà. Cioè avere tutto il mio controllo neuromotorio e muscolare a disposizione. Se ho un patrimonio di 100 e ne utilizzo 80, non mi va bene. Io devo cercare di portare a 100 la prestazione anche del mio atleta da qualsiasi punto di vista. È ovvio, a parole semplice, in pratica un pochino diverso. E queste sono altre proposte. A livello coordinativo, un classico saltello apro e chiudo, ma può essere anche un saltello di micropliometria. Oppure una situazione un pochino più specifica, che può essere un balzo, un passo, un balzo, un passo, che può essere alternato destro sinistro successivo. È stato dimostrato che anche una serie di proposte di esercitazioni di sprint, di ripetizione di sprint, aumenta, incrementa anche la capacità diciamo di resistenza, e quindi andiamo sempre più verso una resistenza, dico, specifica. Le proposte che faccio, e anche a livello pliometrico, sono le due seguenti. Oppure queste, dei saltelli classici, niente di innovativo, forse niente di, però fatto. Questi erano inizialmente partiti come un'idea, ho cercato delle conferme e mi sono arrivate, e vi posso garantire che ci sono anche degli studi in atto a riguardo
il lavoro sulla sabbia per negli sport di squadra. Tornando a noi, abbiamo parlato eccetera eccetera, ecco gli ultimi due esempi e poi vi lascio. Il passaggio del lavoro di corsa all'interno del campo, l'intermittente navetta. A me piace pensare questo lavoro come un lavoro non esclusivamente di corsa, ma interpreto questo lavoro in maniera un pochino più divergente, più individuale, più creativa, non lo so. Però è sempre un tipo di lavoro che noi monitoriamo tramite il frequenzimetro e ci dà delle buone risposte per il range che noi riteniamo opportuno e ideale per ottimizzare questa capacità. E vi faccio vedere, è molto semplice, ma ve lo spiego, ecco. Questo è il tipo di lavoro, immaginatevi, baseline, finish line. Normalmente se ho 14 giocatori utilizzo 7 stazioni. Le stazioni sono in questa maniera qui, guardate, la stazione a coppia si lavora, queste. Le proposte, questo è un esempio di proposta, vado sempre ad attaccare un aspetto della muscolazione generale, un aspetto della muscolazione generale, che può essere un globet, che poi il trasferimento su questa linea, lo utilizzo 8-10 ostacoli posti a circa 2 metri uno dall'altro, dove in maniera dinamica o richiedo il passaggio completo di prima e seconda gamba, o richiedo solamente un'azione di prima gamba. Arrivati in fondo campo, una situazione di tenuta, di muscolazione, che può essere un semplice, che può essere un piegamento. Il ritorno, quindi da fondo campo a metà campo, richiede un'esercitazione che può essere di stretching dinamico e jogging da metà campo a fondo. Questo ripetuto 4 serie per circa 8-10 ripetizioni. Nel frattempo, i compagni di fianco stanno lavorando a un intermittente in linea. Le distanze sono in funzione del test che abbiamo utilizzato prima, quindi ho visto che si varia dalle 18, 21, ma anche 22 metri, mentre uno corre in 20 secondi, 5, 10, 15, 20, uno sta fermo, quando finisce l'intermittente parte in secondo. E questo propongo 6 ripetizioni. Indicativamente sono circa 450-480 metri di lavoro. Seconda situazione, nel frattempo un'altra coppia sta facendo uno split squat, overhead press, e nel frattempo io ho messo una serie di ostacolini che al termine faranno, che può essere uno skip con doppio appoggio, uno skip con un solo appoggio, quello che volete. Al termine, fondo campo, una situazione di stabilizzazione. Uso questo io, football, il classico up hips o ups hip and curl, eccetera. E ritorno sempre con un'andatura di esercizio di stretching dinamico, come vogliamo chiamarle, più il jogging, e così via. Utilizzo, va bene, ostacoli, ostacoletti, le scale, ma utilizzo anche una situazione che richiama un pochino più specifica, e normalmente utilizzo uno esercizio, e questa è una proposta che facciamo, ho bisogno di un collaboratore, è un esercizio o di spinta e di tenuta, oppure di trazione. Questo che vi faccio vedere è quello di spinta. Spinta, tenuta, cercare di stabilizzarsi il più possibile, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo lavoro viene proposto per serie e per ripetizioni si scala, ad ogni termine si scorre tutti verso sinistra e quindi tutti praticano questa cosa qua. Indicativamente quanti metri di corsa fanno al termine della prova? Fanno circa un chilometro e quattro, un chilometro e cinque di corsa intermittente. La frequenza cardiaca che noi rileviamo durante questi lavori si aggira sempre dall'80-85%, dipende, comunque un range ragionevolmente importante per l'incremento della potenza aerobica. Ma dopo questo tipo di lavoro, in accordo con il nostro allenatore, cosa facciamo? Normalmente, in accordo con il nostro allenatore, dopo questo tipo di lavoro, proponiamo due situazioni. O una situazione a 5, quindi una situazione estremamente tattica, dove provano le loro esercitazioni sia difensive, offensive, con una leggera transizione dall'altra parte, ma niente di che intensità, o provano a partire facendo dei lavori quantitativi di tiro a coppie. Questo è il programma, ad esempio, della giornata, quando propongo questa situazione. L'ultima cosa, ripetuta in salita, e anche questo fa parte del percorso da me proposto. Io mi sa che sono andato fuori tempo. Velocemente propongo, perché faccio questo?
ok? Utilizzo distanze che non superano i 50-60 metri, 4 prove per sui 50 metri, per un totale di 4 serie, con recupero di passo, un recupero tra una serie e l'altra di varia da 2 minuti e mezzo. E la mia idea della potenza aerobica sviluppata è un lavoro, non è proprio specifico di potenza aerobica, ma ti dà a mio avviso, sui 50 metri, quel confine di borderline anche con la capacità lattacida. Non è scientifico, ma se tu fai dei 50 abbastanza palla, non è potenza aerobica, ma è molto il borderline tra le due situazioni fisiologiche. Anche non so cosa ne pensate della vostra esperienza. Ho detto come sottotitolo che questo è anche il tempo dell'organizzazione e delle domande. Quest'anno, come sempre, abbiamo avuto la possibilità di un partnership dove abbiamo fatto una formazione in itinere all'interno, abbiamo questi nuovi materiali proposti da questa ditta di vicino a noi, di Rimini, avremo quest'anno a disposizione una macchina che io ritengo importante, una macchina isoinerziale, una cable pneumatica con uno slancio di 25 metri, il landmine è interessante e delle pedane proprio accettive. Ecco, questo cosa ha comportato? Ha comportato che una formazione, un'informazione da parte di chi ce l'ha data e una formazione del nostro gruppo di lavoro, compreso, esatto, quella lì, è proprio quella che stai indicando, un'informazione e una formazione all'interno del nostro gruppo di lavoro. Io dico questo, per concludere, a me mi sono preso questa frase, ci sono sempre più domande che risposte, me la sono fatta mia. È una frase che ho estrapolato dal libro di Jesse Owens, un'autobiografia, e finché per me ci saranno più domande che risposte, mi sento ancora parte attiva di questo percorso formativo e professionale. Vi ringrazio. Ringraziamo tantissimo Roberto, che era l'ultimo relatore della mattina. La presentazione di Roberto, secondo me, è un valore aggiunto, perché è tutta la sua carriera in un'unica presentazione. E questo dà veramente valore a quello che ci ha detto stamattina. È chiaro che molte cose possono essere più recenti, molte altre di magari 10-20 anni fa, ma frutto di un'esperienza propria, e mettersi a nudo di fronte a tante persone per quello che è la vera propria esperienza non è facile. Quindi per me un grande applauso per Roberto per la sua possibilità di questa mattina. Grazie. Grazie davvero. Sì, domande al volo? Allora, innanzitutto all'interno del microciclo è quella seduta che va a metà mattinata, e quindi ci dà la possibilità, e poi bisogna togliere il mito, il falso mito, che il lavoro sulla sabbia può essere recuperato in 48-76 ore. Non è così, è stato dimostrato che un lavoro importante, sia a livello quantitativo sia a livello di intensità, un lavoro sulla sabbia può essere, per il giusto lower impatto, cioè per l'impatto, poco impatto che dà a livello muscolo-tendineo, può essere recuperato in 24-30 ore, in 24 ore si può recuperare. Lo inseriamo all'interno come unica seduta all'interno del microciclo per dare questa possibilità di ampio recupero tra una seduta e la seduta successiva.